Non temere, lo Spirito Santo è con te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo del giorno e leggiamo Luca 12, 8-12. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato. Ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Amen. Carissimi, ecco che stiamo continuando la lettura del Vangelo secondo Luca e vediamo come Gesù sta parlando ai propri discepoli e alle migliaia di persone che lo seguivano e dice qualcosa di forte. Dice che è importante riconoscere che Gesù è il Signore, riconoscere che Lui è il Messia. Quanto è importante condividere con le altre persone, ecco, riconoscere davanti agli uomini, che Gesù cambia la nostra vita, essere quindi annunciatori del Vangelo. C'è una parte molto particolare che di solito non viene compresa. Al versetto 10, la bestemmia contro lo Spirito Santo, di cui si dice non c'è il perdono. Innanzitutto premettiamo che a differenza di Matteo e Marco, che collocano la bestemmia contro lo Spirito Santo in un contesto di disputa tra Gesù e i farisei, perché non hanno riconosciuto che Gesù è il Figlio di Dio, è il Messia, ecco la bestemmia contro lo Spirito Santo. Qui in Luca invece siamo in un contesto post-pasquale. È più legato al contesto in cui Luca stesso sta vivendo, cioè è il tempo dello Spirito Santo che si manifesta, che guida la sua Chiesa, che apre le porte alle missioni. Però molti ancora non credevano. Ecco perché questa bestemmia contro lo Spirito Santo significa non riconoscere che Gesù è venuto, non riconoscere, anzi rifiutarsi. E rifiutare il Vangelo, rifiutare Gesù come Signore. Luca è molto chiaro. Dice, sappiate che quando voi state parlando di Gesù, parlerete di Gesù e vi scherneranno e vi condanneranno in tanti modi, lo possono fare, sappiate che non dovete preoccuparvi, non abbiate paura, dice Gesù, nemmeno di come vi dovete quasi giustificare di essere cristiani e oggi spesso può accadere nelle relazioni, nei nostri lavori. Dice, lo Spirito Santo vi insegnerà ciò che dovrete dire. È il tempo dello Spirito Santo, ricordiamocelo. Spesso lo dimentichiamo. Spesso non pensiamo che è lo Spirito che ci incoraggia ad andare avanti. Ecco perché si parla di bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché questo è il suo tempo. E noi dobbiamo essere degli strumenti nelle sue mani che si lasciano plasmare. Quanto tu sei disposto oggi a lasciarti plasmare dallo Spirito Santo e non essere piuttosto rigido nella tradizione, rigido in un fideismo dove l'esperienza di dipendenza da Dio e dal suo Spirito la sleghiamo. Ma perché devo dipendere? Ma perché devo invocare lo Spirito Santo? È Lui che ci guida. Gesù ha detto chiaramente
vi insegnerà ciò che dovrete dire. Quante volte abbiamo ascoltato in Giovanni Gesù che parla del Consolatore: egli vi guiderà la verità tutta intera, vi convincerà del vostro peccato, vi convincerà della giustizia e vi convincerà che la verità viene da Dio. Allora oggi facciamo di questa giornata la giornata dello Spirito Santo. Dovrebbero essere tutti i giorni della nostra vita, ma facciamo di questo giorno un giorno in cui lo invochiamo più volte, gli diciamo: vieni Spirito Santo, io ti accolgo nella mia vita, parlami, guidami, insegnami le cose che Gesù ci ha già detto. Fammi sperimentare che il regno di Dio è qui, in mezzo a noi. Spirito Santo, noi abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, io ho bisogno di te. Vieni nella mia vita, Spirito Santo. Vieni e tocca il mio cuore. Manifestati, oh Spirito Santo, perché io possa essere un testimone di Cristo. Perché io possa proclamare Gesù come Signore della mia vita e far ruotare tutta la mia vita attorno alla Sua parola. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricevete il bellissimo slogan di oggi: non temere, lo Spirito Santo è con te. Cammina con te, ma tu invocalo, chiamalo, per avere un'esperienza viva e concreta, che Lui ti suggerisce le cose da dire e i passi da fare. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Un saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!